Dal Vangelo di Matteo. In quel tempo Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli, dicendo: «Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché dicono, ma non fanno. Fanno tutte le loro opere per essere ammirati dalla gente. Allungano le frange, cercano i posti d'onore nei banchetti e nelle sinagoghe, i saluti della gente nelle piazze e si fanno chiamare rabbì. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il maestro e voi siete tutti fratelli. Non chiamate nessuno padre, perché il padre vostro e nei cieli. E non fatevi chiamare guide, perché una sola è la vostra guida, il Cristo. Chi è grande deve farsi servo, perché chi si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato». La parola di Dio condanna due atteggiamenti sempre abbastanza diffusi nella società, ma in modo particolare si manifestano nella nostra società attuale. Prima condanna riguarda l'incoerenza nella vita. Difatti, la prima lettura, il profeta Malachia dice: «A voi questo monito», cioè ai sacerdoti del tempo, che erano autorità religiose, ma anche con una forza incidenza politica. E dice: «Voi, se mi ascoltaste, vi premurereste di salvare la mia gloria», cioè di dare gloria al mio nome, e quindi di comunicare alla gente a cui siete preposti proprio quello che è la volontà di Dio e il modo di realizzare la volontà di Dio. E invece vi preoccupate più dei vostri interessi, per cui state sviando la gente, non influite più positivamente, ma rischiate di influire negativamente. E allora io vi abbandono. Coerenza nella vita è molto importante. Difatti nel Vangelo dice il Signore Gesù, dice ancora agli scribi e ai farisei, dice: «Voi dite ma non fate». Per cui il Vangelo si rivolge a tutti quelli che hanno incarichi di guidare gli altri, di guidare il popolo, di guidare tutta la gente, proprio per poter aiutare a vivere secondo i valori che il Signore ci ha comunicato. Infatti dice: «Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere». Oggi c'è da discutere anche sulla validità di tutti quelli che ci dicono queste persone, quindi riguarda i potenti di questa terra, riguarda i capi dei vari governi che ci sono, riguarda noi sacerdoti, riguarda i genitori nei confronti dei figli, i professori nei confronti dei loro alunni, riguarda tutti quelli che hanno anche un minimo incarico nei confronti degli altri, proprio perché dice: «Non preoccupatevi solo di dare buone indicazioni, date l'esempio», come ci dirà poi San Paolo nella seconda lettura. E dice: «Voi, rivolgendosi ancora agli scribi e ai farisei, vi preoccupate della vostra immagine, della vostra bella figura». Infatti dice: «Allungate i filatteri,
aumentate il volume, i filateri erano specie di scatolette che si portavano addosso con dentro dei foglietti in cui erano scritti frasi della Bibbia o preghiere. Così, quando dice allungate le vostre frange, erano strisce di stoffa su cui erano scritte le preghiere o brani della Bibbia. Dice le allungate quasi per dire vedete come siamo bravi, come siamo uniti al Signore. Quindi la coerenza. Seconda cosa, l'ipocrisia. Ecco che il Signore dice non basta apparire, non occorre quello. Occorre essere coerenti, occorre essere persone che sanno dare l'esempio. Nella seconda lettura San Paolo dice io ho avuto il desiderio di trasmettervi il Vangelo di Dio, quindi i valori che contano davanti a Dio, ma ho anche il desiderio di mettere a vostra disposizione la mia stessa vita, proprio dimostrando coerenza che quello che vi dico io cerco di metterlo in pratica e non mi interessa apparire. Quello che mi interessa è che voi abbiate ad accogliere la parola di Dio. Difatti più avanti dice mi congratulo con voi perché avete ascoltato le mie parole non come parole mie ma come parole di Dio, perché che ci guida è la parola di Dio. E anche qui a volte ci lamentiamo che tanti giovani e tanti ragazzi dopo la cresima spariscono dalla circolazione della Chiesa, ma non ci domandiamo che cosa abbiamo trasmesso, che cosa hanno trasmesso i loro genitori a questi ragazzi, perché se il genitore non trasmette i valori non può pretendere che i ragazzi vivano i valori. E quando poi le cose vanno storte e ci crediamo autorizzati a rimproverarli, ci dicono nel migliore dei giudizi, perché poi usano anche altre forme, voi siete sorpassati, siete di un'altra epoca, non potete capire le nostre esigenze. Invece dove si trasmettono i valori che aiutano a vivere la propria vita in modo coerente, in modo chiaro, e quindi aiutano a vedere come la propria vita, la propria personalità matura e cresce, allora anche i ragazzi li sanno applicare. Potranno avere momenti di sbandamento, ma poi recuperano questi valori e li sanno vivere. E collegato a questo presento un'idea che sta rinforzandosi nella Chiesa, il famoso cammino sinodale, sinodo che è terminato da pochi giorni. Ecco, cos'è il cammino sinodale? In fondo ci dicono, davanti a Dio non c'è uno che è maestro e gli altri sono discepoli. Siamo tutti discepoli perché che ci guida la parola di Dio. Allora dobbiamo imparare a camminare insieme, studiare la parola di Dio, insieme cercare le applicazioni della parola di Dio alla nostra vita quotidiana e insieme viverli, perché che conta di più è la testimonianza che sappiamo dare. Quindi questo è un cammino che dobbiamo fare maturare nella nostra vita. Se abbiamo un'eredità dove il sacerdote parlava e gli altri dovevano ascoltare, oggi invece si dice io parlo come sacerdote, però la parola di Dio la potete conoscere anche voi e quindi insieme aiutarci ad applicarla meglio alla nostra vita concreta. Ecco perché il Vangelo dice nessuno di voi si faccia chiamare maestro, perché siete tutti fratelli. Essere fratelli vuol dire appunto che ci riteniamo tutti allo stesso livello, ognuno con un suo compito particolare, però a servizio di tutti, gli uni degli altri. Perché tante volte abbiamo da imparare anche da certe espressioni di persone
che giudicavamo lontani dalla Chiesa e invece hanno dentro valori che corrispondono veramente a quello che il Signore ci ha detto nel Vangelo. Ecco quindi come dobbiamo impostare la nostra vita, con coerenza, con sincerità, non volere apparire quello che non siamo. Cerchiamo di essere quello che in realtà siamo, è l'aiuto migliore che ci possiamo dare vicendevolmente. E imparare, anche se occorrerà ancora un po' di tempo, a camminare insieme, ognuno a portare il proprio contributo per il bene di tutta la famiglia cristiana. Quindi non ritenetevi inferiori agli altri, anche se è poco quello che potete dare, cercate di darlo, perché insieme si cammina meglio.